Ho recentemente ricevuto la newsletter di IKEA con le novità proposte per l'autunno. Di queste ho selezionato solo 10 prodotti che mi sono piaciuti particolarmente. Se vuoi scoprirli anche tu, allora guarda questo video. Ciao, è un piacere per me ritrovarti qui nel mio canale. Se sei un nuovo visitatore, allora benvenuto. Io sono Mattia e mi occupo di interior design esclusivamente per la casa. Non una casa da copertina, ma una piacevole da vivere, in grado di rispecchiare la propria personalità. Se ti piacciono questi argomenti, allora iscriviti subito al mio canale, non te ne pentirai. Oggi, come anticipato, ti parlo di IKEA e della sua nuova collezione per la stagione autunno. Due cose prima di iniziare. La prima è che non sono uno a cui piace cambiare spesso in base alla stagione o alle mode, e piuttosto preferisco pochi acquisti ma mirati e consapevoli, prediligendo la qualità alla quantità. I prodotti di cui ti parlerò oggi, infatti, non sono strettamente legati alla stagione. Il secondo aspetto da sottolineare è che non sono stato pagato da IKEA per questo video, e quello che ti dirò è frutto delle mie considerazioni e dei riferimenti a ciò che IKEA ha scritto e pubblicato nel suo sito. Ma ora è tempo di iniziare. Come potevo non cominciare con un divano? Uno degli elementi che preferisco in una casa. Il divano dice molto della personalità di chi vive uno spazio, per la sua forma, i colori, lo stile e i materiali. Proprio questo divano, il cui nome è pressoché impronunciabile, mi piace particolarmente per il suo colore neutro e chiaro, adattabile a molti stili di arredamento, e per la sua linea pulita e minimale. I piedini affusolati lo fanno apparire come più leggero e poco impattante, rendendolo ideale anche per le stanze più piccole. È disponibile in varie dimensioni e c'è anche un grigio più scuro. Inoltre la chaise longue è posizionabile sia a destra che a sinistra, in base alla conformazione della stanza. L'unico lato negativo è che sembra non essere sfoderabile. Tuttavia la fodera ha un'alta resistenza all'abrasione e questo lo rende perfetto per un utilizzo quotidiano. Rimaniamo in tema sedute e passiamo però ad uno sgabello. Questo è ormai storico per IKEA, ma oggi è presentato con un nuovo colore, un verde intenso e opaco. Se guardi i miei video da un po', sai quanto io preferisca le finiture opache a quelle lucide, perché a mio avviso regalano una sensazione piacevole, più morbida e accogliente. Questo sgabello è un mobiletto molto versatile, impilabile con altri della stessa linea e che si può utilizzare come seduta, come tavolino o addirittura come comodino. Se non ti piace il verde, ci sono altri colori disponibili, compreso quello naturale. Altro mobile storico di IKEA che anche lui questa volta si presenta con una finitura nuova. Si tratta della scrivania Alex, con una struttura bianca in metallo e superfici in truciolare con effetto di legno chiaro. Questa nuova finitura, che mantiene semplice il design del mobile, lo rende allo stesso tempo adattabile a diversi stili di arredo. La scrivania Alex è ideale per essere appoggiata su una parete, ma può anche essere collocata nel centro di una stanza, in quanto anche il pannello di fondo in realtà è rifinito. E in più c'è un sistema integrato per organizzare e nascondere i cavi. Se non ti piace l'effetto legno, sappi che esistono comunque altre colorazioni, a tinta unita, bianco o nero o turchese. Rimanendo nel tema delle nuove finiture, anche la tecnologia si veste di un nuovo colore. Ne è un esempio il caricabatterie wireless Nordmarke, sempre che questa sia la pronuncia corretta. Per l'autunno sono uscite nuove varianti con il tessuto verde bosco o rosa. La comodità di questi accessori è la possibilità di ricaricare il telefono in modalità wireless, appoggiandolo direttamente sulla base. In versione grigia e con il supporto in bambù esiste anche un nuovo modello verticale. Elemento decorativo e anche funzionale. Ti ho già parlato dei cesti in un altro video in cui do dei suggerimenti per arredare il proprio living con IKEA. Questa volta un nuovo cesto dalla forma un po' più allungata. Il rivestimento è in rattan sintetico e questo lo rende perfetto
anche per ambienti più umidi come il bagno, nel caso tu voglia utilizzarlo per la biancheria. I manici danno quel tocco in più oltre a renderlo più pratico. Questo è un cesto che per la sua forma andrebbe posizionato preferibilmente a terra. Usalo per organizzare le riviste o le coperte accanto al divano o per alcuni indumenti all'ingresso. Tra le novità anche un plaid, comodo per la stagione autunnale perché non troppo pesante ed eccellente anche per decorare un divano o una poltrona, in quanto la sua trama è molto texturizzata. È un plaid molto morbido che IKEA dichiara realizzato al 100% con poliestere riciclato. Il color bianco sporco è una tinta intramontabile e che è in grado di dare un senso di calore e accoglienza. Tuttavia, se questo colore non ti piace, è disponibile anche una versione in grigio scuro. Della serie A volte ritornano viene presentata una novità che in realtà è già stata presente nella gamma IKEA del passato. Si tratta di questa poltrona minimal ma nello stesso tempo di grande effetto. A me piace molto con il rivestimento giallo per dare colore e rallegrare la casa, ma è disponibile anche in rosso per un vero tocco pop, oppure in grigio scuro per chi preferisce non osare troppo con il colore. In ogni caso il mio consiglio è quello di abbinare sempre un cuscino, forse proprio il prossimo prodotto di cui ti parlo. Eccolo qui, il cuscino che per colore e trama richiama proprio le foglie in autunno. A vederlo sembra un cuscino davvero morbido e con uno stile che ben si adatta a diversi contesti. La sua forma rettangolare lo rende perfetto per essere usato da solo su una poltrona oppure abbinato con altri cuscini in composizioni più ricche. Se vuoi qualche suggerimento per scegliere accuratamente i cuscini per il tuo divano, guarda il video che ho fatto sull'argomento. Lo lascio in descrizione sotto questo video. Quando l'ho vista tra le novità mi sono un po' stranito, in quanto non credevo che questa pianta fosse nuova per IKEA. Tuttavia, ripensandoci, ogni volta che sono andato in negozio ho sempre visto un altro ficus, quello beniamino. Il ficus elastica è categorizzato da IKEA come pianta per l'esterno, ma questo è un errore, in quanto è a tutti gli effetti una pianta da appartamento. Tuttavia è molto resistente e le sue foglie grandi permettono di riempire con facilità uno spazio vuoto. Garantisci un buon abbinamento con il vaso giusto e mettendolo vicino ad altre piante verdi. Il successo sarà assicurato. Ti presento infine questo scaffale in metallo nero con un ripiano in legno. È facilmente montabile e installabile e il suo design gli permette di essere collocato praticamente in ogni stanza, decorando una parete e allo stesso tempo fornendo dello spazio ulteriore di stoccaggio. A mio avviso è un po' piccolo, ma basterà accostarne due, l'uno di fianco all'altro, per creare una giusta proporzione e composizione. Questi erano i 10 prodotti di IKEA che più mi sono piaciuti tra le proposte autunnali. Fammi sapere se piacciono anche a te nei commenti sotto al video. E se questo video ti è piaciuto e ne vorresti degli altri in cui ti parlo nel dettaglio di prodotti IKEA, fammelo sapere. Per oggi è tutto, buona giornata e al prossimo video. Ciao!